I punti restano 7. Il Vicenza colleziona la seconda rotonda sconfitta di questo campionato e conferma che il formato da trasferta ancora non c'è e che qualcosa dovrebbe essere messo a punto, soprattutto in difesa, troppo vulnerabile quando gli avversari, che pur non sono nulla di eccezionale, si mettono ad aspettare il momento buono per ripartire e far male. E pensare che all'inizio c'era stato di che illudere i tifosi biancorossi, dal momento che al 7° minuto è ritrovato Ronaldo, al rientro dopo la squalifica rimediata all'ultima dello scorso campionato, stampa la palla all'incrocio dei pali. Passa meno di un minuto ed è stoppa a calciare una punizione che si infrange, ancora una volta, contro il palo della porta novarese. Dopo due ghiotte occasioni, allora è il Novara ad approfittare di una distrazione della difesa del Vicenza su punizione. Gonzalez tira, Confente ribatte, Marocca è pronto a mettere in rete. Al 31esimo Rolfini pareggia, ma l'arbitro annulla per un fallo di mano del nostro attaccante, che si guadagna in questo modo anche il primo cartellino giallo. Al 41esimo ecco arrivare il secondo gol del Novara, ancora una volta su responsabilità della difesa, che consente a Gonzalez di crossare per Masini, che controlla e batte in rete. Nel secondo tempo la prima nota è quella che riguarda l'espulsione di Rolfini, ancora per un tocco di mano arriva il secondo giallo e i nostri restano in 10. Il gioco è spezzettato e poco incisivo, solo al 35esimo Dalmonte mostra una girata pregevole che finisce alto. Il Vicenza preme, ma ovviamente si scopre, e così al 41esimo su un batti e ribatti Buric si infila fra due difensori, arriva solo davanti a Confente, sigla il 3-0. Il finale è nervoso, con un paio di accenni di rissa, falli inutili e discussioni che continuano anche dopo il triplice fischio di chiusura.